Bentrovati all'appuntamento con l'informazione, l'apertura la dedichiamo alla politica. In attesa di convocare i quadri dirigenti, il PD siracusano indica la strada per la scelta del candidato alla poltrona di sindaco di Siracusa e non soltanto. Intanto l'ex deputato regionale Enzo Vinciullo presenta sabato le due liste civiche in vista delle amministrative. Il Partito Democratico Siracusano convocherà a breve i dirigenti per avviare una riflessione sulle ragioni della sconfitta alle elezioni nazionali dello scorso 4 marzo e per avviare un ampio dibattito in vista delle imminenti elezioni amministrative. Riteniamo, dice il segretario provinciale del PD Alessio Lo Giudice, che la consapevolezza derivante dalla sconfitta elettorale, da molti imputata anche alla sottovalutazione delle richieste provenienti alla base del partito e dagli organismi territoriali, dovrebbe indurre a ricercare assieme una risposta corale al disagio dell'elettorato non più disposto ad assecondare certi schemi. Recenti dichiarazioni e indiscrezioni hanno ingenerato non poca confusione. L'ipotesi di un progetto civico, dice il segretario cittadino del PD Marco Monterosso, appare condivisibile, così come va presa seriamente in considerazione una candidatura condivisa dal PD e da altre liste della coalizione di centro-sinistra. Tuttavia, seppur disponibile a ragionare su questi altri punti, il PD di Siracusa non può e non deve lasciarsi trascinare da logiche che verrebbero recepite o percepite dall'elettorato solo in chiave di conquista di posizioni di potere senza alcuna progettualità su precisi punti programmatici. Lo Giudice intanto ammonisce di non ragionare solo sui nomi o sulle tattiche di mimetizzazione dei partiti dentro le liste civiche, prima ancora di aver avviato un serio dibattito all'interno del partito coinvolgendo la cittadinanza. Intanto, per le elezioni amministrative del 10 giugno, sabato, si presentano le prime due liste ufficiali di candidati per il rinnovo del Consiglio Comunale di Siracusa. L'appuntamento è stato fissato dall'ex parlamentare regionale Enzo Vinciullo, il quale, dopo aver espresso la propria intenzione di candidarsi a sindaco, ha anche allestito due liste civiche. La presentazione avverrà nel Salone della Chiesa Maria Madre di Dio, in Viale Santa Panagia. In quella circostanza saranno presentate le due liste civiche, Siracusa Protagonista e Prima Siracusa e i relativi candidati. Sempre in tema di politica, l'ex deputato di Liberi Uguali, Pippo Zappulla, sostiene la necessità di un patto civico della sinistra per il bene di Siracusa. Sentiamo perché. Le elezioni politiche hanno consegnato una grande lezione, la gente è stanca e esasperata, c'è un profondo disagio sociale e chiede, anzi pretende, un cambiamento vero. Quindi niente soluzioni, gattopardesco, inciuci consumati nelle segrete stanze, altrimenti la gente sceglierà ancora una volta il Movimento 5 Stelle. Lo afferma l'ex parlamentare del Movimento Liberi Uguali, Pippo Zappulla, che fa una disamina sul voto del 4 marzo. Per Zappulla occorre un programma di radicato cambiamento, incentrato sulla ricostruzione del rapporto di fiducia e di credibilità con i siracusani dopo questi anni di profonda lacerazione. E poi, prosegue Zappulla, servono parole inequivocabili e proposte concrete sulla tutela ambientale, su Ortigia, sull'Inda, sul recupero e il rilancio degli altri quartieri e della periferia, sui beni culturali e sul turismo, sul piano dei trasporti, le politiche sociali, la gestione pubblica dell'acqua e sulla raccolta differenziata. È fondamentale inoltre l'attivazione di un tavolo permanente con le forze sociali e professionali per affrontare l'emergenza più grave, il lavoro che manca e i giovani senza futuro. Zappulla dice di voler sostenere un patto civico democratico imperniato sui valori condivisi del campo progressista che abbia un unico e unificante obiettivo, il bene comune e il rilancio di Siracusa. Solo un programma chiaro di discontinuità e cambiamento potrebbe essere in grado di aggregare un vasto fronte culturale e sociale per costruire la comunità politica e civica per la Siracusa dei prossimi 5 anni. Cambiamo argomento, parliamo di una protesta di un uomo che da una settimana presidia giorno e notte il Palazzo di Giustizia di Viale Santa Panagia. Protesta per una casa, la sua, sentiamo. Protesta da oltre una settimana davanti al Tribunale di Siracusa. Un uomo di 52 anni chiede giustizia per quanto riguarda la sua abitazione. Continuerò a protestare per me e per i miei figli, questa è la sua storia.
più di una settimana che il signor Nazionale è qui davanti alla procura di Siracusa. Si parla di un'abitazione, adesso ci spiegherà perché quella prima abitazione non è più in mano a lei. Si trova in una situazione di disagio attuale con moglie e figli, non viene ascoltato, dice, dalle istituzioni. Questo è il gesto estremo, venire qua. Lei ha già manifestato altre volte davanti alla prefettura. In estrema sintesi, cos'è accaduto e cosa chiede? Allora, io sono qua perché in me c'è una valutazione di forza, perché io, nonostante abbia dato la mia difesa a un avvocato e ha presentato tre ricorsi al tribunale che mi hanno dato dalla regione, nominando tre commissari ad hoc, io fino ad oggi mi trovo in un calvario. Perché? Perché la casa all'origine non mi fu consegnata già dal 2008, mi fu dato un appartamento alternativo. E io ho speso dei soldi in questo appartamento alternativo facendo un prestito dall'Inpitalia, perché mi scade il 36-2025 con una decurtazione del mio stipendio di 154 euro al mese. E ora vogliono queste signore che io me ne vado di questa casa per andare a abitare in una casa che l'istituto, la CP, l'ha ristrutturata alla meno peggio. In base, dice, le hanno detto, l'abbiamo aggiustata con ciò che c'era in cassa. In base alle risorse disponibili, ma secondo voi questa cosa è una cosa giusta? È una cosa edificante? Anche perché io quella casa non ve la volevo prendere, perché c'erano delle incongruenze. Perché lì nella prima casa io dovevo pagare 60 euro, io qua sto pagando 208 euro al mese. E io questa casa non me la volevo prendere. Sono stato rassicurato sia da gente, diciamo, autorevole, sia di Lentini che qua di Siracusa, e mi hanno detto: se la vende, signor Nazionale, perché chissà se le possiamo buttare fuori quelle persone. E io mi trovo in questo contesto, in questo problema, per colpa loro, non per colpa mia. Io dovevo avere la casa nuova nel 2008. Io parlo a nome di tutti. Io è una settimana che sono qua e spero che chi ha il potere di farlo venga qua, si sensibilizzi e fia dei gesti encomiabili. In arrivo 90 milioni di euro per i cantieri di servizio, per gli enti di culto e per i comuni. Sentiamo meglio in questo servizio. Il dirigente generale dell'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha emanato tre decreti per un totale di 90 milioni di euro, attraverso cui viene accertata in entrata sul capitolo 7562 la somma totale di 90 milioni di euro. In particolare, il comma finanziato con 20 milioni di euro prevede l'istituzione di cantieri di servizio a favore dei comuni che non avevano potuto fruire del finanziamento del 2014 a causa dell'esaurimento dei fondi, oltre all'istituzione sempre di cantieri di lavoro a favore dei comuni con un numero di abitanti inferiore a 150.000, quindi anche Siracusa, per un importo di 50 milioni di euro. Il comma secondo della stessa legge prevedeva l'istituzione di cantieri di lavoro a favore di enti di culto siciliani con l'impegno di 20 milioni di euro. Il CIPE, con la deliberazione 52 del 10 luglio del 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale soltanto il 22/11/2017, ha approvato il piano di azione e coesione 2014-2020 e ha assegnato così alla Sicilia 90 milioni di euro per il finanziamento di cantieri di lavoro a favore di comuni ed enti di culto. Nonostante il ritardo con cui il CIPE ha provveduto ad approvare la norma voluta dal Parlamento siciliano, nonostante gli oltre 4 mesi con i quali la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la deliberazione del CIPE, finalmente, afferma l'ex deputato regionale Enzo Vinciullo, arriva a conclusione un percorso che mi ha visto in prima linea nel provvedimento, in quanto relatore, presentatore degli emendamenti e presidente della commissione che ha poi approvato quel provvedimento. Eccoci alla seconda parte del telegiornale. Il questore di Siracusa ha disposto la chiusura per la durata di 5 giorni di un mini market sito in via Isonzo, quartiere Borgata ovviamente, divenuto abituale ritrovo di pregiudicati dediti al consumo di alcolici. L'intervento dei poliziotti si è reso necessario per poter fornire una risposta ai cittadini e residenti e titolari di esercizi commerciali della zona, i quali hanno presentato un esposto al commissariato di pubblica sicurezza di Ortigia, esasperati da una situazione di pregiudizio per la sicurezza pubblica. A Priolo invece è stato arrestato dai carabinieri un 15enne che è stato trovato in possesso di dosi di marijuana, altre 21 dosi sono state trovate nella sua abitazione. I poliziotti invece hanno notificato a un netino il provvedimento di ammonimento del questore perché molestava l'ex convivente.
I poliziotti del commissariato di Noto hanno notificato l'ammonimento del questore di Siracusa a un uomo di 49 anni già conosciuto alle forze di polizia. Il provvedimento scaturisce da un intervento delle volanti il 16 gennaio a seguito della segnalazione di una lite in famiglia. Alla porta d'ingresso c'era un uomo che alla vista degli operatori di polizia ha manifestato irrequietezza e scontrosità. Richiesto di fornire spiegazioni in merito alla telefonata prima pervenuta al numero di emergenza, l'individuo ha negato che si fossero verificati fatti di rilievo e solo dietro l'insistenza degli agenti ha ammesso di aver avuto negli istanti precedenti un'accesa discussione con la convivente. I poliziotti hanno constatato che la donna, serragata in bagno in compagnia delle due figlie in tenera età, tutta in stato di smarrimento, a stretto contatto con la madre. La donna si è chiusa in un improvviso mutismo dettato dalla tensione generata dal litigio, salvo poi sfogarsi in un pianto a dirotto in presenza delle figliolette. La percezione che fosse accaduto qualcosa di grave e che solo per paura la donna non avesse raccontato la verità convinceva gli agenti a convocare nella giornata successiva la donna per gli approfondimenti. Dopo averla rassicurata, la vittima ha confermato la discussione animata avuta con l'uomo, attribuendone il motivo ad un episodio alquanto puerile e banale legato alle spese per la riparazione dell'autovettura. Cambiamo argomento, parliamo della manutenzione del marciapiedi in Viale Scala Greca e anche la mancata sostituzione di un tombino in Via Locoteta al centro di due interventi. Lo stato di degrado dei marciapiedi in Viale Scala Greca sono al centro di un'interrogazione all'amministrazione comunale del consigliere Salvo Sorbello. Dopo anni di impegno, dice Sorbello, che mi hanno visto in prima fila per un'opera che è indispensabile a garantire la sicurezza delle persone, siamo riusciti a realizzare almeno una parte dei marciapiedi, mentre l'altra parte, quella fino a Belvedere di Targia, pur essendo pronto il progetto, non è stata valutata come una priorità. Sorbello chiede alla giunta Garozzo quali siano i motivi di base ai quali non si provveda neppure alla manutenzione sia del verde con parecchi oleandri non più esistenti e sia dei muretti laterali con rivestimento che si staccano senza che nessuno intervenga per un tempestivo ripristino. Da Scala Greca al centro storico, il consigliere di circoscrizione Ortigia, Salvatore Gibilisco, invece denuncia che a distanza di 4 mesi nulla è cambiato rispetto a Via Logoteta. Anzi, il problema va a peggiorare visto che si stanno staccando le mattonelle in cemento accanto alla lastra di ferro di diventando un serio pericolo per l'incolumità pubblica. A novembre il consigliere Gibilisco ha segnalato il cedimento del tombino di fognatura in via Logoteta, angolo via Attanasio. Verso la metà di gennaio la stessa lastra è stata sostituita, dato che il passaggio degli autoveicoli si era deformata. La giunta municipale doveva reperire dei fondi per la manutenzione stradale. I fondi sono stati assegnati con l'espletamento di alcuni interventi, ma del tombino in questione nulla si è fatto. Ancora una notizia però di cronaca ad Avola, i poliziotti hanno controllato una vettura in sosta in via Balilla, è stata segnalata da un cane, unità cinofila. Individuato il proprietario, gli agenti hanno sequestrato una dose di hashish, mentre nella successiva perquisizione domiciliare hanno appunto poi arrestato il proprietario dell'abitazione, Corrado Scala, 38 anni, avolese, per reati di lesione, minacce gravi, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. A più riprese ha impedito ai poliziotti di svolgere il proprio servizio, proferendo minacce di morte e colpendo con calci e pugno uno dei poliziotti stessi. Cambiamo argomento, la tragedia del motopesca Nuova Margherita che saltò in aria nel Porto Grande a causa dell'esplosione di un siluro è stata ricordata dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, una cerimonia che si è tenuta ieri pomeriggio in memoria dei caduti in mare. Alle 16 del 12 marzo del 1952, una forte esplosione squarciò il silenzio del Porto Grande di Siracusa. In quell'esplosione, dovuta alla presenza di un siluro ripescato dalle acque, saltò in aria il motopesca Nuova Margherita. In quell'evento persero la vita ben 9 marinai siracusani che si trovavano a bordo del motopeschereccio. A distanza di 66 anni l'Associazione Nazionale Marinai ha tenuto ieri una cerimonia di commemorazione dei caduti del mare.
Oggi abbiamo commemorato la memoria di 9 siracusani che nel 1952 sono caduti in mare per recuperare un siluro. E siccome in questo monumento ai caduti che ci è stato affidato a noi Associazione Marinai d'Italia c'erano iscritti i nomi dei caduti in guerra, effettivamente anche loro per cause di guerra, prendendo un siluro post bellum, sono deceduti, lasciando nei problemi 9 famiglie siracusane. Oggi li stiamo salutando, li abbiamo chiamati uno alla volta e li abbiamo scritti insieme agli altri caduti in guerra. Con questo servizio chiudiamo il nostro telegiornale, grazie per averci seguito, alla prossima, arrivederci. We'll be right back.